Michele Fucito, best player Mavericks League terza edizione, giovane talento di 20 anni, vive a Torre del Greco in provincia di Napoli. Ha già giocato in diverse squadre provinciali come la Virtus Vesuvio e il Pianura. Attualmente gioca come centrocampista nell'Ercolanese, nel campionato d'eccellenza. Se ci vuoi raccontare come hai conosciuto il torneo Mavericks e come ti è sembrata questa esperienza? Sì, il torneo già lo conoscevo, diciamo, come nome, in quanto è uno dei tornei organizzati meglio, penso, a Napoli. Già il fatto che ogni partita viene ripresa, viene pubblicata la sintesi su YouTube, penso sia una cosa non da tutti. E mi ha fatto piacere partecipare. Questo premio è da condividere, penso, con la squadra, perché comunque senza l'aiuto dei miei compagni di squadra non l'avrei mai potuto vincere. Soprattutto, in particolare, vorrei ringraziare il mio compagno d'attacco, diciamo, Valerio Di Sarno, che è anche il mio migliore amico. Con lui, quando gioco, ho una sintonia incredibile, cioè ci capiamo occhi chiusi. Ci parli della finale, so che hai fatto anche un gol molto bello, poi ne parliamo magari. La finale, diciamo, sul piano tecnico forse, diciamo, era equilibrata, ci è mancato un po' di cattiveria, gli avversari erano molto più grintosi, molto più abituati forse al clima di questi tornei. Per quanto riguarda il gol, è stato un bel gol, è stato un gol intelligente secondo me, perché comunque aveva la palla Pasquale Vello, un altro mio amico fortissimo, e lui mi aveva visto, diciamo, era indeciso se mettermi la palla o tirare. Poi ha calciato, io comunque sono andato a mettermi nella posizione in cui pensavo potesse arrivare la palla, e poi di controbalzo di tacco segnato e mi è andato bene. Oltre che un ottimo giocatore, anche un'ottima persona, al di fuori dal campo. L'unica cosa che, diciamo, vi posso dire è che siccome ha questa dote che non hanno tutti, che può andare avanti e poi avere successo. Michele è un ragazzo che ha comunque enormi potenzialità, cosa che io ho sempre detto. Quello che penso sia la sua dote migliore sia l'intelligenza calcistica, perché riesce, diciamo, ad adattarsi a qualsiasi ruolo proprio grazie a questo. Penso che il calcio non sia solo uno sport, sia proprio una scuola di vita. Chi fa sport in generale, quindi anche chi gioca a calcio, impara a vivere, impara a stare in mezzo alla gente, impara a rispettare i ruoli, le regole. È importante comunque confrontarsi con le altre persone, stare in uno spogliatoio, cambiare vari spogliatoi, è importantissimo. Giocava come libero, classico libero antico, poi hanno cominciato ad avere delle doti tecniche un po' migliori, hanno messo a centrocampo, poi nel finale ha giocato come seconda punta, prima punta quando giocavano la Juniores con la Tubis. Adesso qui loro hanno messo centrocampista centrale. Secondo me ha una grossa tecnica, intelligenza tattica, il fisico lo danneggia un po'. Una volta, io sono uno dei papà che non parla mai quando stavo alla scuola calcio, uno dei pochi, entrai una volta in campo a fine partita perché persero una partita sui rigori e lui allontanò gli avversari che volevano salutarlo. Io entrai fregandomi del mister di tutti quanti e gli feci una ramanzina, e da allora lui ha capito che la sportività è la prima cosa nella vita. Gli dico di essere più forte di tutte le avversità perché lui merita, soprattutto che è una persona, un bravo ragazzo. Mio padre mi ha sempre seguito
ed è stato utile per me, tutti i consigli che mi ha dato. Da piccolo io spesso andavo in crisi, no, avevo il carattere che ho ora. Ero più, non so, permaloso, anche se il mister mi rimproverava, ero molto più debole caratterialmente. Però grazie ai consigli di mio padre sono migliorato tantissimo. Qui siamo al campo del Don Orione, un campo in cui siamo cresciuti io e i nostri amici. È un campetto storico conosciuto un po' da tutti, da Torre del Greco, Ercolano. È un luogo di ritrovo soprattutto pomeridiano, veniamo qui soprattutto in estate, siamo 5, 6, 7 ore insieme, studiamo, ci divertiamo, a volte litighiamo, comunque poi siamo più amici di prima e poi tutti sudati andiamo a casa, l'importante è che ci siamo divertiti tutta la giornata. Aver conosciuto Michele ci ha fatto capire che oltre ad essere un grande atleta, possiede anche quelle qualità che sono prerogativa dei grandi uomini. Get a good feeling, yeah.